Ciao amici, bentrovati dalla dottoressa Rina. Oggi qualche consiglio, anzi qualche sconsiglio a proposito della fornitura di ossa o di corpi estranei ai vostri cani, ai vostri gatti. Ora, a parte quando rubano nella spazzatura, perché può succedere che vadano a rovistare nei residui domestici e quindi cani e gatti possono afferrare, reperire le ossa e ingerirle. Però dalle nostre mani questo veramente ve lo sconsiglio vivamente, perché il risultato qual è? È quello, ad esempio, che vedete in corrispondenza di questa radiografia. Questo è un cagnolone, come vedete aveva ingerito un corpo estraneo, accidentale, non era stato fornito ovviamente dal proprietario, e questo corpo estraneo si era già insinuato nel primo tratto dell'intestino. Questo cosa succede? Che il corpo estraneo ha dovuto sorpassare la bocca, ha dovuto sorpassare l'esofago, è andato nello stomaco e poi è andato avanti nel primo tratto dell'intestino. Le conseguenze possono essere anche molto gravi, perché se questo cane non fosse riuscito ad eliminarlo attraverso le feci, sarebbe stato un candidato alla chirurgia. Quindi capite bene che operare un cane perché gli abbiamo fornito noi delle ossa per divertirsi, oppure dei corpi estranei, anche di questi aggeggini che si trovano nei negozi di articoli per animali e che noi compriamo con l'intento di farli divertire, in realtà andiamo a fare più danno che guadagno. Quindi vedete bene le dimensioni anche abbastanza grandi di questo corpo estraneo, però a volte si è fortunati, ripeto, e con la pazienza e con le dovute terapie di aiuto il cane può anche riuscire ad emetterli con le feci, ma con tanto impegno e tanta ansia. Un altro esempio è rappresentato da quest'altro cagnolino, come vedete, questo ha proprio mangiato quintalate di ossa, come potete notare dalla radiografia. Addirittura abbiamo dei frammenti ancora nello stomaco e un bel pezzo grande che si è insinuato già lì nel primo tratto dell'intestino. Anche in questo caso, ovviamente, bisognerebbe tentare delle terapie di supporto per far scivolare questi corpi estranei attraverso tutto l'intestino, ma necessita tutto ciò di impegno, spese, ansia, preoccupazione e controlli costanti dal veterinario, che deve monitorare attraverso delle radiografie di controllo l'andamento e la progressione del corpo estraneo. Quando il cane accusa vomito, accusa segni di occlusione, cioè non va più di corpo, non mangia, allora è chiaro che non bisogna insistere assolutamente con le terapie mediche, con l'aiuto medico, ma bisogna andare ovviamente di chirurgia, sia endoscopica, oppure molte volte purtroppo bisogna proprio intervenire aprendo l'addome dell'animale e andare a togliere il corpo estraneo dallo stomaco, dall'intestino. Quindi mi raccomando, questi due cagnoloni sono due esempi per non commettere gli stessi errori, quindi non fornite ossa né grandi né piccole né vere né finte o giocattoli a forma, diciamo, a consistenza di osso, perché i problemi potrebbero essere veramente tanti. Ascoltate il consiglio e vi aspetto al prossimo video. Ciao! Ah, dimenticavo, abbiamo appena fatto vomitare un cagnolino, il proprietario pensando di avere un calzino. In realtà abbiamo avuto, caramba che sorpresa, un calzino. Ha vomitato secondo calzino. Non è finita qui, ragazzi, terzo calzino. È finita? No, no, ha vomitato il quarto calzino e per finire ha vomitato il quinto calzino. Mi raccomando, fate attenzione a quello che raccoglie il vostro cane.